una primavera molto diversa dalle altre. Le persone che soffrono di allergie però continuano ovviamente ad avere problemi legati agli allergeni stagionali e anche magari allergie nuove, come possono essere quelle da contatto sulla pelle per l'utilizzo di gel o anche le mascherine. E la possibilità di stare più in casa crea chiaramente delle nuove emergenze legate agli allergeni indoor. E quindi c'è anche un modo diverso di gestire le allergie. Ne parliamo con la professoressa Nucera. Professoressa, in collegamento, grazie di essere con noi. Le chiedo subito di capire come stanno cambiando quest'anno le allergie. C'è meno smog, lo sappiamo, quindi forse le allergie respiratorie stanno andando meglio o no? Diciamo che la riduzione dello smog sicuramente favorisce la riduzione delle allergie stagionali, in quanto lo smog è stato dimostrato che veicola le particelle di polline, facilitando quindi la reazione allergica. Con la situazione attuale, la riduzione dello smog fa ridurre il contatto dei pollini con l'organismo, e quindi quest'anno la stagione pollinica dovrebbe essere più tranquilla. I pollini comunque continuano ad esserci perché la stagione è buona, probabilmente ci sarà una sovrapposizione di polline perché è stata un po' ritardata e il caldo sta arrivando tutto insieme. Per cui i pazienti che soffrono di allergia comunque qualche sintomo lo avranno. Per la gestione delle allergie respiratorie, sia nelle forme magari meno gravi che nelle forme più gravi, negli anni le terapie sono molto cambiate. Sicuramente, è importante iniziare subito il trattamento sintomatico alla comparsa del sintomo, e questo deve essere fatto in base alla gravità del sintomo ovviamente. Se il sintomo è lieve può essere sufficiente uno spray nasale, antistaminico e cortisonico. Ultimamente si trovano in commerci preparati contenenti antistaminici e cortisonici abbinati, che sicuramente riescono a controllare il sintomo nelle forme più lievi. Nelle forme più gravi è importante assumere un antistaminico per via orale. Esistono numerosissimi antistaminici, quelli di ultima generazione sono la bilastina, l'embastina, la lupatadina, che hanno il vantaggio della monosomministrazione, quindi è sufficiente una sola compressa al giorno, e il vantaggio di ridurre gli effetti collaterali come la sonnolenza. È importante prenderli proprio per ridurre al minimo i sintomi. Nei casi in cui l'antistaminico non è sufficiente, si dovrà ricorrere ad un trattamento saltuario di cortisonici per via orale. Ovviamente gli asmatici devono fare la terapia spray bronchiale, in quel caso esistono delle associazioni di broncodilatatori con cortisonici, anche in questo caso lo spray di ultima generazione prevede una monosomministrazione, perché il broncodilatatore contenuto ha una durata d'azione di 24 ore, per cui protegge il paziente dalle 24 ore. Nei casi asmatici si possono assumere oltre agli antistaminici, che in effetti nell'asma sono meno indicati, anche altri farmaci antiasmatici che non sono né cortisonici né antistaminici, si chiamano antileucotrieni, che hanno la funzione di bloccare la reazione che viene scatenata la liberazione delle sostanze che viene scatenata appunto dalla reazione allergica. Siamo sicuramente più in casa, questo significa però essere comunque esposti a delle fonti di allergeni indoor. Vediamo quali sono le principali, certo, come prepararci e come proteggerci. Gli allergeni indoor più frequenti sono soprattutto gli acari della polvere di casa, gli epiteli degli animali domestici come il cane e il gatto, e anche, ahimè, delle muffe, soprattutto l'alternaria, che è una muffa ubiquitaria che si trova soprattutto nel terriccio delle piante ornamentali, ma anche sulla frutta mal conservata. È equiparata per la sua ubiquità, per la sua presenza, alla polvere di casa. Questa muffa ha un picco primaverile, soprattutto da maggio fino a giugno e a volte fino all'autunno, a settembre, e può creare dei problemi ai pazienti che sono allergici, perché essendo molto piccola penetra a livello bronchiale e quindi può scatenare l'asma.
anche gli agavi in questo periodo, proprio per il clima caldo-umido, hanno un picco di riproduzione, per cui se ne trovano nell'ambiente in quantità maggiore. È bene quindi areggiare la casa, usare aspirapolveri e panni che catturano la polvere senza distribuirla nell'aria, proprio per proteggere i pazienti dalla fase. Anche le allergie da contatto quest'anno hanno una fonte in più, perché magari utilizziamo i gel per le mani e utilizziamo anche le mascherine sul viso, quindi quali possono essere le problematiche e come risolverle? Allora, le problematiche penso che colpiscono soprattutto gli operatori sanitari, in quanto rispetto alla popolazione generale sicuramente fa un uso tra virgolette eccessivo, non è la parola esatta, comunque molto più frequente di gel per tenere le mani sempre quasi asettiche. Questo purtroppo crea una riduzione del film idrolipidico cutaneo, favorendo la comparsa di dermatiti. Questo può succedere anche alle persone che usano gel domiciliarmente, ovviamente, soprattutto nei soggetti predisposti. Le mascherine possono determinare delle dermatiti da contatto nella zona circostante al bordo che viene a contatto con la pelle. Un suggerimento che posso dare è utilizzare delle creme idratanti più spesso del solito e eventualmente delle creme barriera prima di indossare i guanti, che proteggono il film idrolipidico della pelle. Le allergie agli alimenti sono ovviamente una categoria sempre molto presente. Ci sono novità diagnostico-terapeutiche in questo campo? Negli ultimi decenni si sta verificando sempre con maggiore frequenza la comparsa di un'allergia ad alcuni allergeni che sono in comune a più alimenti vegetali non correlati filogeneticamente. Questi allergeni si chiamano panallergeni perché sono appunto ubiquitari e sono delle proteine, sono ubiquitari perché sono delle proteine di struttura o di difesa che hanno le piante. Per quello si trovano su più alimenti vegetali o sulla frutta. Alcuni di questi possono creare solo dei sintomi locali a carico della bocca o del primo tratto gastroenterico, perché sono sensibili sia al calore che alla digestione. Quindi non possono creare delle reazioni gravissime. Quella da temere è l'allergia ad una proteina che si chiama lipid transfer protein, che è una proteina anche questa molto diffusa, ma soprattutto riscontrata nella buccia delle frutte, in principal modo della pesca, che non è sensibile né al calore né alla digestione, per cui può dare delle reazioni gravi, a volte anche mortali, soprattutto se si associano alcuni fattori di rischio, come per esempio lo sforzo fisico dopo aver mangiato un alimento che la contiene, l'ingestione contemporanea di alcol o l'assunzione di alcuni farmaci, tra cui gli antinfiammatori e antidolorifici. Per cui ecco, il paziente che ha una reazione ad un alimento, soprattutto di tipo vegetale, non deve trascurare. Deve fare subito una diagnosi proprio per poter poi usare quelle precauzioni che lo mettono in sicurezza. Concludiamo anche con le allergie alle punture di insetti. L'estate sta arrivando e anche in casa, magari con le finestre aperte o con la possibilità di essere punti da insetti e comunque da una categoria di pazienti particolarmente fragile, perché comunque le reazioni possono essere anche molto gravi. L'allergia più temibile è l'allergia a velenosi nematodi, quindi l'allergia alle api e alle vespe. Comincia con la stagione calda, ovviamente c'è una maggiore probabilità di essere punti, soprattutto se si sta all'aria aperta. Un rischio maggiore lo hanno ovviamente gli agricoltori perché vanno a contatto con i
quotidianamente con questi insetti, è fondamentale fare subito dei test allergici se si è avuto una reazione soprattutto sistemica. Sistemica intendo una reazione di urticaria, di fame d'aria, di malessere in generale, perché vuol dire che la sensibilità è alta e una successiva puntura potrebbe determinare addirittura uno shock anafilattico. Le reazioni locali sono da tenere comunque in considerazione, sempre bene fare un esame allergologico, anche se per le sole le reazioni locali estese non c'è indicazione a fare il vaccino, a meno che non si tratti di un paziente a rischio di puntura, come per esempio gli agricoltori oppure gli operai che lavorano nelle campagne, insomma, in ambiente esterno dove c'è una maggiore probabilità di essere. La ringraziamo davvero moltissimo, professoressa. Anche appunto abbiamo detto, in una primavera, in una stagione estiva un po' diversa, l'attenzione alle allergie deve essere sempre molto alta e quindi attenzione sia nella diagnosi che nella terapia. Certo. Grazie, buona giornata e buon lavoro. Grazie a lei, arrivederci. Arrivederci, grazie.